benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video make-up. Facciamo due chiacchiere e proviamo finalmente il make-up viola. Quindi nelle clip che seguiranno vedrete la realizzazione di un make-up, appunto un Get Ready With Me, dove ho rispolverato una palettina che aveva appunto dei viola, perché a grande richiesta ha vinto il viola nello scorso video, che appunto è quella serie di video che sto facendo su tutti i colori che ormai uso molto meno. Abbiamo fatto il blu, abbiamo fatto il verde, e nel make-up verde, nel video del make-up verde, vi avevo chiesto che tipo di colore avreste voluto vedere all'opera, quale colore avreste voluto vedere all'opera. A grande richiesta ha vinto il viola, quindi non mi resta che accontentarvi. Nelle successive clip appunto mi vedrete con il fondotinta già applicato, perché insomma partiamo già dal fondotinta e andiamo subito a lavorare sugli occhi con il viola. Allora, ho iniziato, ragazzi, dal fondotinta che ho già messo, perché tanto, voglio dire, andiamo a concentrarci sugli occhi. E sono felicissima perché ho ritrovato in un cassetto uno di questi. Peraltro, secondo me l'avevo già mezzo finito, un numero 4. Quindi sono contentissima perché è uno dei miei fondi in assoluto preferiti. Guardate che bello che è. Cioè, fa una pelle pazzesca, secondo me è proprio uno dei più fighi che ci siano. E ho messo un po' di correttore qua perché avevo un brufolo e ho spremuto finché non mi sono praticamente fatta un segno. Il brufolo non c'è più, ma mi sono lasciata un segno sulla pelle con le unghie, che la metà basta, però così l'ho coperto e quindi siamo a posto. Ok, in questi giorni, ragazze, ho super dormito, ero veramente un po' giù di morale per varie cose, insomma, mie personali, avevo bisogno di riposare. Poi mi vedevo veramente super sciupata a livello di viso, perché non stavo riuscendo più a riposare bene. Peraltro, come primer, ragazzi, ho preso lo Skin Tumbler, come si chiama questo? Perfecting Prime Serum, qualcosa del genere, il Farsali, insomma, quello color pavone, color verde, non so. Comunque, adesso vado a fare le sopracciglia velocemente, così ci rivediamo qua per iniziare il trucco occhi, perché appunto, come avete letto dal titolo, siete state in tantissime a dire che dovevo fare il trucco viola, e quindi viola sia. Ho qua una palette perfetta per sperimentare il viola, che è da tanto che non uso, però sopracciglia. Sopracciglia fatte, vado a mettere la base. Mentre metto la base uso questo Acqua XL di Make Up Forever, che mi piace tantissimo. Mentre faccio la base volevo capire se avete votato tutte quante il viola, perché mancava l'appello, avendo fatto insomma il verde, il blu, il campo iniziare a stringersi, e magari avete pensato al viola. Oppure se invece la motivazione è che pensate che il viola sia un colore che mi fa schifo. Perché no, invece il viola tra i vari colori è uno di quelli che preferisco, sinceramente mi piace tanto. Non che non mi piacciano il blu e il verde, anzi il verde soprattutto, c'è stato un periodo che era praticamente il mio preferito, cioè se c'era un verde in circolazione andavo sicuro a comprarlo io. Però ecco, è un colore molto bright, molto, che adesso
mi ci vedo meno, mi vedo meglio con i colori nude, con i colori della terra, eccetera, no? Perché non l'avete azzeccato? Se il motivo, insomma, era che pensavate che è un colore che mi fa schifo, no, in realtà, al contrario, è un colore che mi piace molto, il viola, mentre ce n'è uno che mi fa veramente schifo e l'ha detto solo una di voi. Non ve lo dico se era adesso iniziate, una o due forse, una sicuramente l'ha detto. E quindi ho paura che magari iniziate a votare, no vabbè, tanto lo dovrò fare, quel colore lì è terribile, ma... Comunque, la palettina che ho scelto è la Mulac, la Good Vibes. Questa palettina è un regalo di Francesca Ledimigia, che non la amava per niente, e quindi me l'aveva regalata. E c'è anche ancora la cartellina di plastica con i numeretti. Io andrò a lavorare di Into the Mood, cioè questo viola profondissimo, che utilizzerò appunto perché voglio fare un Hello Eyes. Quindi praticamente lo metterò all'inizio e alla fine dell'occhio. E quindi andiamo a lavorare inizialmente con un viola scuro, scuro, scuro. Mamma che pigmento, che pigmentazione pazzesca. Allora ragazze, dopo che farò questo video, dopo che avrò fatto questo video, quindi quando fra un po' finirò, ho intenzione di girare un video per quanto riguarda Invisalign, quindi se siete sia curiose di sapere, perché so che insomma seguendomi parlo di questo progetto da un sacco di tempo, magari molte di voi sono anche curiose di sapere l'evoluzione, sia se invece siete praticamente delle ragazze che vogliono fare Invisalign. Io ho notato che ci sono un sacco di video che parlano del post Invisalign o del percorso con Invisalign, quindi come pulire le mascherine, come mettere le mascherine, quanto dura il trattamento, insomma tutte queste robe qua di persone che fanno il trattamento, ok? Però io non ho trovato praticamente nessun video di qualcuno che invece ancora sta decidendo quale dentista scegliere, cosa dice il dentista che hanno consultato, cosa consiglia. Siccome praticamente voi dovete sapere che quando voi volete mettere Invisalign evidentemente avete un problema di denti storti, no? Questo è ovvio. Però può anche essere che voi abbiate praticamente lo spazio, cioè è difficile che voi abbiate lo spazio necessario per raddrizzare questi denti, perché spesso sono storti perché c'è un problema di sovraffollamento. Io nel frattempo vado a prendere un pennellino molto piccolo con cui inizio a sfumare piano piano il nostro Hello Eyes, se no si crea un casino. Quindi praticamente, visto che di solito il problema si crea perché c'è poco spazio, bisogna creare lo spazio, quindi è ovvio che bisogna trovare un metodo per fare questo spazio. Quindi ci sono dottori che ti propongono una soluzione, altri che ti propongono l'estrazione di alcuni denti, altri di alcuni altri, e lì inizia praticamente il capire a chi dare retta, ti senti davanti a tanti pareri, e quindi volevo appunto partire da lì. E da cosa è stato detto a me, da qual è la mia situazione di partenza e da cosa mi è stato prospettato, anche magari da una condivisione dei prezzi. Quindi voglio partire alla radice, a monte praticamente, per aiutare anche quando io poi insomma lo farò, ci sarà qualcuno che dovrà iniziare, che più che avere dubbi su come funziona il trattamento, che ormai lo sappiamo tutti come funzionano queste mascherine, come si devono mettere eccetera, il dubbio è piuttosto che tipo di soluzione prendere per fare spazio a sti denti che non ne hanno, insomma. Vabbè, poi voi capirete quando se vi interesserà, quando metterò appunto online il video, perché ho intenzione di girarlo dopo questo. E in questi giorni che ho fatto appunto il primo appuntamento, devo dire che un pochino mi sono, come dire, scoraggiata,
Mi sono un po' scoraggiata, sì, ma non tanto per il prezzo quanto per quello che poi appunto dirò nel video. Allora ragazzi, adesso prendo un altro pennello e voglio andare a prendere questo colore, questo qua, che è una specie di malva. Voi lo vedete più beige, ma è un, proprio un viola lilla molto tenue, con cui voglio andare appunto a sfumare qua, per creare appunto, per diffondere il viola anche verso la piega, ma con un colore più tenue. A questo punto utilizzo un correttore, ne utilizzo uno di Nabla a caso, il Light Ivory, perché voglio praticamente andare a passarlo nel punto della palpebra in cui voglio andare a mettere, ecco, prima ve lo faccio magari vedere, in cui voglio andare a mettere il colore questo qua. Ero indecisa tra questo e questo, ma questo mi sembra più viola ancora, quindi voglio andare a mettere questo, che vedete questo bel colore. Devo anche rifare la manicure, ecco, questo bel colore. Quindi vado a cercare un pennellino con cui diffondere, ecco questo qua, con cui diffondere bene il colore del correttore. Ne metto un po' qua sul dorso della mano e poi faccio così, in modo che così vado a creare una parte appunto bella appiccicosa. Adesso qui andare subito al volo a mettere il nostro colore. Voilà. Poi con il pennellino di prima riprendo un pochino di viola scuro per andare a rinforzare inizio e fine palpebra, che è un po' coperto adesso, non avendo io quel canovaccio gigante che possono avere altri youtuber. Ok, stessa cosa faccio dall'altra, aggiungo di nuovo un pochino di correttore, se no mi si è asciugato. Ok, a questo punto vado a prendere la palettina di Nabla e vado a prendere Firmament, questo qua bellissimo, perché voglio appunto andare a posizionarlo sopra, però non so se mettere un pochino di colla per i glitter. Sapete che penso di sì, utilizzerò il glitter primer di NYX. Ne andrò a prendere un pochino, metto qua, sempre col pennellino con cui ho steso il correttore. Posiziono glitter primer qua, poi col dito vado a prenderli.
once in a lifetime. Only yes till the end. Oh, put it home. Wow. Wow. Adesso voglio andare di brutto sotto una bella matita viola, quindi voglio enfatizzare il viola sotto. Ve le ricordate queste qua doppie? Vediamo se funziona ancora. La vado a temperare. Erano quelle che praticamente avevano la parte viola e la parte, cioè questa qui era viola e verde, mi faceva da impazzire. Ok, vado a prendere e faccio un mix di questi due viola. Adesso prendo la Clubbing di Bourjois, questa matita nera, e la uso per andare a intensificare la parte esterna. Che poi vado a sfumare con la matita, con, scusate, il pennello. Forse avrei dovuto farlo prima per muovere meno possibile i glitter, perché vedo, scusate, vedo che se ne stanno andando in giro. Prendo un prodotto che secondo me col trucchi viola è fantastico e si tratta di questa palettina che è la Solstice di Sleek, e c'è praticamente questo, aspettate che sto cercando il pennellino adatto, ok, lo faccio con questo pennellino di MAC. C'è questo colore, questo viola qua, che è praticamente luminosissimo ma è una sorta di glicine, non so se riuscite a vederlo, ecco, vedete, è un illuminante ma a base lilla, che è pazzesco quando faccio i trucchi viola, da mettere qua, guardate. Veramente una roba pazzesca. Mascara, e qua andiamo sul sicuro con il prodotto del momento, che lo sapete è il Lash Paradise. Quindi adesso vado a mettere 1,5 kg di mascara e ci vediamo fra poco. Ok, ho fatto, quindi adesso sapete cosa? Metto un pochino di matita nera anche all'interno dell'occhio, perché rende tutto più intenso, visto che dobbiamo fare un bel trucco carico. Allora ragazze, io credo di averlo già detto in passato, ma lo ribadisco perché è molto importante. Questi glitter di Nabla, questi come anche l'altra tipologia, cioè l'altra, scusate, l'altra palette, sono la stessa tipologia, sono molto belli, secondo me tra i più belli che sono stati fatti. Nel frattempo io vado di correttore cream beige sempre di Nabla. Però è molto importante che voi sappiate che non potete assolutamente utilizzarli senza andare a metterci una base per glitter. Io adesso probabilmente ne ho messo troppo poca, infatti qualcuno non si è ben attaccato, poi vabbè, contate che io giustamente ho le lenti a contatto, quindi sono molto molto più a rischio, tra virgolette, di una persona che non ha le lenti a contatto, perché immediatamente se mi va qualcosa è una tragedia greca. Però svolazzano, sono grossi, non sono delle specie di pigmenti pressati, sono proprio dei glitter grossi. Quando voi andate proprio a toccarli sentite proprio la crosticina dei glitter, cioè sono glitter in pezzi piuttosto grossi, molto belli come effetto, lo vedete, però vanno assolutamente con una base. Per forza, per forza, per forza, quindi mettetene in abbondanza. E adesso non ne ho messo tanta perché ho paura di sciupare la base, però
piuttosto usate una base abbastanza, cioè fregatevene di quello che c'è sotto, tanto come vedete il grosso del lavoro lo fanno i glitter. Io sotto ho voluto usare un ombretto satinato più chiaro in modo da creare un punto più chiaro al centro del make up, appunto fare l'Elo Eyes. Mi sta scrivendo Pablo che ha fatto la pasta, mi stava chiedendo istruzioni per fare una pasta al sugo, fate Bobis, non sa cucinare, ti è andata bene caro mio per 20 anni. E niente, quindi insomma è molto molto importante attaccarli bene. Vado adesso che ho messo il correttore, siccome ho pianto prima perché mi sono scese delle lacrime a causa dei glitter che mi sono entrati nell'occhio, vado a ritoccare col mio pennellino l'illuminante qua, che mi sono fatta un piantarello. Ok, guardate qua, botta di luce. E andiamo anche con l'agenda, magari la mettiamo da un'altra parte, e andiamo a cercare la nostra cipria del cuore, che è sempre lei, sempre Nabla. Cioè, Nabla è sempre molto presente nei miei video, lo sapete, ma ovviamente vi faccio vedere i prodotti che amo, amo, amo. E l'altra, l'altra mia adorata è la cipria di Hourglass. Sapete che ultimamente, se vedete i miei video in cui mi trucco, queste due sono le ciprie che uso, ma vi lascio tutto in info box, ovviamente, perché così avete tutti i vostri link, anche sempre resident del momento, Pro Bronze Fusion di Make Up Forever, sempre lui. Devo anche rifare lo smalto, mi sono tutta, ho lavato per terra, fatto la lavatrice, steso i panni e pulito la cucina stamattina, e mi sono sbeccata un po' lo smalto, lo devo rifare. Comunque andiamo a fare un pochino di bronzing. Per quanto riguarda invece il viso, volevo andare a utilizzare, dove l'ho messa? Eccola qua, volevo andare a utilizzare la Glimmer Light di Nabla, che ho ma non ho mai utilizzato, sapete, e volevo andare proprio a prendere un pochino di, non so se ha un nome, credo di no, comunque il quello più fucsia di tutti, e volevo appunto andare a metterlo un po' qua. Che io amo i blush luminosi, lo faccio con lo stesso pennello, ma alla fine non è così, pensavo che mi avrebbe lasciato un sacco di glitter, invece no. Ah, ci posso andare più tranquilla, vi ho sfiorato la cialda col terrore. Bello, lascia un bel colorito. Però non mi dispiace per niente. Vado a mettere un rossetto e andare a provare una matita, ragazzi, di Bourjois, che si chiama Velvet the Pencil. Faccio vedere da vicino questo qua, Velvet the Pencil, questo matitone, questo colore è il Mauve Again, in Mauve Again numero 6. Non lo so, ovviamente malva ci dovrebbe star bene, però non so se sta bene con me, ci proviamo. Ma non è male, non è male, vero ragazze? Non è male. Provo a utilizzare il Fenty Beauty, questo gloss di Fenty, non so neanche se è ancora disponibile, perché secondo me era tipo un'edizione estiva, per mettere un goccino qua al centro. Non è male, non è male sta cosa. Voglio mettere anche un goccino inoino di illuminante. Vediamo se riesco a trovare Ozone di Nabla, perché volevo utilizzare questo. No, è troppo dorato. Aspettate che veramente non ha riflesso rosato, però non è neanche troppo. Ci provo, secondo me potrebbe andare bene. Proviamo questo Ozone, che vorrei metterne un goccino qua sotto l'arcata.
e un pochino qua. Io non amo troppo gli illuminanti, lo sapete, però quelli di Nabla mi piacciono proprio perché non sono eccessivi. Semplicemente prendere un po' di terra un po' più fredda e, ragazze, prenderò Dune, mi sembra un pochino troppo caldina, non è quello che voglio. Prenderò Soft Revenge, che invece è bella freddina. Ne prendo un po'. Con Nabla si può fare così perché non è mai troppo intenso quello che andate a fare e, cioè, nel senso, non rischiate mai di fare macchia, è a prova di scema come me. E vado un pochino più intensa qua. Voglio un po' sfreddare questo trucco. Voilà, sì, preferisco. Secondo me il risultato non è per niente male. Cosa ne pensate del viola? Vado a mettere il fissante, lo sapete che sto adorando questo, che è questo, cioè il Keep It Perfect di Essence, che è un prodottino che mi piace tantissimo, sta finendo, non so neanche se è ancora in produzione, però io l'ho trasferito qua perché questo eroga bene. Mi piace tantissimo quando si va ad asciugare come mi lascia il viso. Voilà, questo è quanto. Cosa ne pensate? Secondo me il viola è il migliore esperimento che abbiamo fatto finora, cioè secondo me mi sta meglio il viola del verde e del blu, non lo so, cosa dite? Mi piace tanto, mi sembra caruccio, adesso facciamo asciugare tutto. E voilà, risultato finale, si è asciugato anche il fissante. Ok, ho appena lavato i capelli e li ho giusto, diciamo, lasciati asciugare così per i cavoli loro, quindi non hanno né piega né niente, sono semplicemente puliti. E questo è quanto, spero insomma che vi sia piaciuto e che voi non azzecchiate il prossimo colore, quello che mi fa schifo, però so che c'è uno tra di voi che l'ha azzeccato alla grande e adesso per esclusione ci arriverete. Questa volta mi è andata bene perché ho fatto il viola che mi piace tanto, mentre la prossima volta iniziamo ad andare su terreni molto scivolosi, ragazze, perché abbiamo fatto il blu, il verde e il viola. Ovviamente nessuno dirà marrone, ma potete dire anche marrone, perché si può provare anche assolutamente il marrone, tutto un bel marroni bronzato, bronzo marrone dorato, se mi volete bene. Ovviamente sceglierete quello, il classico tipico smoky, magari da realizzare appunto con la Natasha Denona. Sono un furba, sto andando su terreni sicuri, però insomma c'è ancora l'arancione, c'è ancora il giallo, c'è ancora il grigio, c'è il nero, nero, grigio, vabbè, siamo lì. Che altri colori ci sono? Il celeste no, vi prego. No, il celeste abbiamo fatto il blu, andiamo per macro categorie di colori. L'azzurro l'abbiamo già dato, il verde l'abbiamo già dato e adesso abbiamo dato col viola. Manca il rosa, manca il giallo, manca l'arancio, manca il grigio. E direi anche basta, l'argento, aiuto. Vabbè, insomma, vedremo, mi affido alla vostra clemenza. Intanto per il momento vi saluto. Se questo video, anzi questo video verrà sicuramente caricato dopo quello dell'Invisalign, quindi se vi va sappiate che ho già caricato quello dell'Invisalign, magari lo trovate qua in scheda, perché ovviamente di solito lascio gli ultimi 5 video in scheda, così che se ne avete perso qualcuno potete andare nella scheda a vedere quelli che insomma non avete ancora guardato. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Se invece questo vi è piaciuto, lasciatemi il vostro supporto, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciatemi il vostro like, venitemi a visitare, a trovare, venite a salutarmi anche sugli altri social, quindi su Instagram dove mi trovate come Saidori, sulla pagina Facebook dove invece sono l'angolo di Saidori. Vi mando un bacio e ci vediamo domani con un nuovo video.
Ciao.